Padiglione Venezia quest'anno presenta un viaggio. Il titolo del nostro padiglione è All'Oro ed è nato da un'idea condivisa di voler raccontare la possibilità di una scelta. Perciò nella metamorfosi la possibilità di scegliere cosa diventare. E la ricerca che abbiamo fatto in questi anni è quella dell'emotività tridimensionale. Significa creare uno spazio e delle visioni che rappresentano qualcosa che è introspezione e che è psicologia. Daphne è proprio un viaggio dentro l'introspezione. Io personalmente sento un bisogno proprio di rinascita in un momento in cui tutto ciò che è fuori un po' ci opprime. E partendo dal mito di Daphne, quindi Daphne che si trasforma in alloro sfuggendo ad Apollo. Il nostro Apollo è diventato colui che vuole possedere, colui che non lascia libero. E la nostra Daphne siamo diventati noi. Per cui Daphne fa un ponte, i miti con l'oggi, diventa noi, uomo, donna, chiunque abbia bisogno di una seconda possibilità, chiunque voglia rinascere. E questo è un viaggio invece proprio all'interno del mito di Daphne. Abbiamo voluto proprio selezionare la scelta, la sua scelta di diventare all'oro. Perciò non è lei che scappa da Apollo e non si sa cosa succede, ma lei sceglie di diventare altro. Il lavoro sono degli specchi su cui ne stiamo lavorando dal 2014 e sono dei lavori con fumogeni che esplodiamo nello studio come se fossero dei pigmenti di colore. Li fotografiamo e poi tramite delle tecniche quasi alchemiche sono stampati su specchio e vetro. Poi ci sono i vasi che si chiamano Magnifica, che sono stati prodotti per la Biennale a Murano e sono fitoformi, sono ispirati a delle piante carnivore con delle bocche umane. Sono delle bocche che hanno generato altre bocche con altre forme soffiate dai soffiatori di Murano e dialogano con le opere tra le trasparenze dei colori e le riflessioni degli specchi, come se generassero dei fumi che generano con visioni speculari delle visioni quasi mostruose e alchemiche.